Oh, siamo tornati a casa. In questo momento in Senato si sta svolgendo la discussione generale di alcune mozioni, sono atti di indirizzo che verranno votati. La votazione è domattina e ho chiesto il permesso di tornare un po' prima a casa perché la giornata era stata lunga. Come sapete, ognuno di noi fa parte di diverse commissioni. Più o meno impegnative, forse anche più o meno utili, ma insomma esistono. Ci sono intanto le 14 commissioni permanenti, dalla Commissione Affari Costituzionali, che è la prima, alla Commissione Affari Europei, che è la 14ª. Poi ci sono una quantità di commissioni bicamerali, che possono essere di vigilanza, possono essere di inchiesta, alcune si tramandano da legislatura a legislatura, per esempio la commissione di vigilanza RAI, altre sono diciamo a termine, nel senso che a un certo punto raggiungono l'obiettivo e per esempio in questa legislatura mi sembra che non ci sia più la commissione di inchiesta sugli effetti dell'uranio impoverito, che credo abbia già fatto il suo rapporto finale, che peraltro contiene delle indicazioni piuttosto interessanti che vi suggerisco di andarvi a cercare se siete appassionati dei temi della salute. Io personalmente sono in tre commissioni. In una commissione permanente, lì diciamo ognuno di noi è in almeno una commissione permanente. Perché dico almeno una? Perché gruppi parlamentari piccoli con pochi rappresentanti in Parlamento, immaginatevi, non so, un gruppo che abbia 4, 5, 6 rappresentanti, per esempio in Senato, faccio riferimento al Senato. È evidente che quei 6 dovranno spartirsi fra più di una commissione. Quindi vedete anche qui l'importanza del numero, nel senso che per approfondire i dossier che arrivano sul tavolo, un rappresentante delle autonomie deve necessariamente fare delle scelte, perché per esempio il collega Steger delle autonomie, attivo ed efficacissimo, ma si divide fra finanze e bilancio, due commissioni non facili, quindi diciamo ha un carico di lavoro notevole. Noi, per le dimensioni del nostro gruppo, siamo quattro in commissione finanze e quattro, o forse addirittura cinque, perché ci sono stati degli avvicendamenti in commissione bilancio, quindi è chiaro che ci possiamo distribuire il lavoro in modo più razionale. Allora, io sono intanto in una commissione permanente, la finanze, dove sono ancora presidente, poi pare che a giugno la maggioranza si metterà forse d'accordo e quindi essendosi messa d'accordo consentirà che si votino i nuovi uffici di presidenza e quindi mi manderà via. Poi sono in una commissione che è la commissione di inchiesta sul sistema bancario e finanziario come membro semplice. Poi sono come membro semplice in una commissione di vigilanza, la commissione di vigilanza sulla cassa, depositi e prestiti. Di questa probabilmente non avete mai sentito parlare, della commissione di inchiesta sulle banche probabilmente sì, anche perché quando era stata istituita con legge in questa legislatura, sulla base del presupposto che, con tutto il rispetto per chi ne aveva fatto parte e soprattutto per chi l'aveva presieduta, cioè il collega Casini, una commissione d'inchiesta votata dal PD sui problemi delle banche causati dal PD ci sembrava che potesse aver raggiunto delle conclusioni che magari necessitavano di un approfondimento. Vi ricorderete che questa commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, venne istituita con una legge, quindi è questa nuova commissione d'inchiesta, venne istituita con una legge in questa legislatura, ma con la precedente maggioranza, e
E vi ricorderete anche che quel simpatico giornale che sta perdendo lettori a randa e che quindi non nomino perché penso che porti anche un pochino sfiga, mi aveva accusato a me di avere insabbiato la commissione nel senso di aver insabbiato l'iter della legge istitutiva della commissione, che in realtà stava seguendo un iter normale. Io credo che voi abbiate capito, insomma, che la vita di una commissione parlamentare è abbastanza complessa. Se il governo ti bombarda con decreti, i decreti devono scadere, quindi ti devi dedicare prioritariamente alle leggi di conversione, poi c'è in mezzo l'estate, una cosa, un'altra, insomma. Dopodiché io, appena licenziata quella legge dal Senato, lo potete tranquillamente rinvenire negli atti parlamentari, se ne va alla Camera, dove rimane parcheggiata la legge, dove non è stato cambiato nulla perché non c'è stata una terza lettura, ma rimane parcheggiata 4-5 mesi, adesso non ricordo. Quello invece non era insabbiare, secondo il quotidiano, che secondo me porta un po' iella. Insomma, vabbè, io, sapete, diciamo così, vedete che non vi cerco tutti i giorni perché non tutti i giorni ho qualcosa da dirvi. Non invidio i giornalisti che tutti i giorni sono costretti per contratto a dire qualcosa e non sempre c'è qualcosa da dire, quindi spesso se si è costretti a parlare si dicono delle fesserie. Allora, Commissione Finanze, Presidente ancora per un paio di mesi, Commissione di Vigilanza, da me non insabbiata, membro, e diciamo così, per ora stiamo facendo solo audizioni. Apro e chiudo una parentesi per segnalare che commissione d'inchiesta sulle banche, non commissione di bilancio, commissione d'inchiesta sulle banche, apro e chiudo una parentesi per segnalare che in un momento in cui i ritardi del governo nel fornire liquidità soprattutto agli imprenditori ma anche alle famiglie stanno gettando sicuramente piccoli imprenditori soprattutto e famiglie nelle mani dell'usura, magari da una commissione d'inchiesta ci si aspetterebbe che entrasse un po' nel merito di questo tema. Noi abbiamo anche sollecitato, però è la Presidenza che decide, quindi se non ci si sta occupando del fenomeno dell'usura in Parlamento è perché magari la maggioranza non vuole che emergano le conseguenze dei suoi ritardi nel fornire liquidità alle imprese e alle famiglie. È anche normale che sia così, insomma. Allora, ricapitolando, ripartiamo da capo. Commissione permanente, sesta, finanze, commissione d'inchiesta, che però non fa inchieste sul sistema bancario e finanziario, commissione di vigilanza, cassa, depositi e prestiti. Questa commissione, che è la terza a cui io appartengo, e ovviamente continuerò ad appartenere anche alla finanze, non sarò più presidente, il che significa che quando il ministro verrà in audizione non ce l'avrò accanto ma di fronte, e per lui non sarà meglio, ma commissione, torno sulla vigilanza su Cassa Depositi e Prestiti. A quel che mi consta è probabilmente per la sua istituzione la commissione più antica, più risalente, come dicono i giuristi, del nostro Parlamento. Una commissione bicamerale istituita nei primi anni del Novecento, prima della Prima Guerra Mondiale, quando la Cassa Depositi e Prestiti sostanzialmente già c'era, esisteva il sistema, diciamo, del risparmio postale e della sua gestione. Ed è una commissione un po' strana, perché è ibrida, è mista, è costituita da 4 parlamentari della Camera, 4 parlamentari del Senato, quindi la rappresentazione dei due rami del Parlamento è paritetica, e poi ci sono dei membri laici che sono magistrati della Corte dei Conti, del TAR, e probabilmente mi dimentico un altro organo, perché questa commissione non si è praticamente mai riunita e, non avendo mai cominciato a lavorare, io a malapena conosco i colleghi parlamentari che ne fanno parte. Non ho avuto ancora modo, ma avrò modo poi di approfondire la conoscenza con i colleghi, con i membri laici, di cui oggi erano presenti 2, quindi oggi eravamo in 10. Sì, perché come vi ho detto, 4 senatori, 4 deputati e credo 4 membri laici, credo che il plenum sia di 12, ma eravamo in 10. Maggioranza, quindi su 10 è 6, dato non banale per quello che adesso vi racconto. Questa commissione è stata ferma per oltre un anno.
Dunque, voi sapete che quando si costituiscono le commissioni parlamentari, sono i gruppi parlamentari a proporre ai presidenti delle Camere i nomi di eletti nei loro gruppi che desiderano partecipare alle commissioni. Quindi c'è una designazione da parte del gruppo. Questo vale sia per le commissioni permanenti che per le commissioni bicamerali. Infatti un modo per, come dire, ritardare l'istituzione di una commissione è banale, semplicemente il presidente del ramo del Parlamento, insomma di uno dei rami del Parlamento, sollecita un gruppo di dargli i nomi, il presidente di quel gruppo i nomi non glieli dà e finisce lì. Ovviamente questa cosa non può andare avanti per sempre, insomma una settimana dice me lo sono dimenticato, una settimana dice ci avevo giudo, un'altra settimana se lo dimentica lui, un'altra settimana è Pasqua, un'altra settimana te lo fai dire a brutto muso e fai finta niente, un'altra settimana ti scrive non puoi più far finta niente e dici ci penso, un'altra settimana ci pensi e un'altra settimana gli dai nomi. Nel frattempo sono 8 settimane e 2 mesi, quindi so, voglio dire, Allah è misericordioso. Funziona anche così, è normale, se uno vuole attuare delle garbate strategie dilatorie in questo contesto, dove non ci sono dei tempi contingentati, come nell'aula, non tutte le scelte e non tutte le procedure parlamentari sono soggette a delle rigide contingentazioni dei tempi, contingentamenti dei tempi, puoi farlo. Vabbè, adesso per non so quale motivo la Commissione di Vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti, diciamo così, emerse l'esigenza di, adesso dovrei andare a vedere le mie agende, ma insomma emerse l'esigenza di designare i membri abbastanza tardi, poi i membri vennero designati, poi si aprì una fase interessante, che era più o meno un annetto fa, perché ci si cominciò a riunire e la composizione della commissione all'epoca era così concepita. 3 membri della Lega, 3 membri dei 5 Stelle, 1 del PD e 1 di Forza Italia. Quindi c'erano 6 membri della precedente maggioranza, con 1 membro della opposizione di destra, Forza Italia, l'onorevole Sestino Giacomoni, persona amabile passata alla storia per un incidente parlamentare che alcuni di voi conosceranno e gli altri possono trovarlo su YouTube. E poi 1 membro della precedente opposizione di sinistra, il collega Dal Moro, che risultava anche essere il più anziano di tutti noi. Dettaglio importante perché? Perché noi, diciamo così, ci riunimmo e per un paio di volte, per dinamiche interne al partito di maggioranza relativa, non si riusciva a capire chi il partito di maggioranza relativa considerasse come il suo candidato alla presidenza. È un dettaglio non banale, perché quando ci sono le votazioni di organi come uffici di presidenza di una commissione, beh, è chiaro che viene fatto un ragionamento, non è che uno entra, poi calano le fiammelle dello Spirito Santo come nelle rappresentazioni della Pentecoste e tu, ispirato dallo Spirito Santo, voti il migliore. No, diciamo, compatibilmente col fatto che se siamo lì ci avete mandato voi e quindi insomma abbiamo titolo ad essere lì, poi subentrano considerazioni riferite agli equilibri politici complessivi, nel senso che per esempio vi dico una banalità, in una commissione di vigilanza è buona grazia che la presidenza spetti ad un membro dell'opposizione, è una norma di galateo istituzionale anche di buon senso, perché il Parlamento, per quanto
diciamo così, l'attuale governo abbia tendenza a vilipenderlo, ma è comunque espressione della vostra sovranità e in qualche modo si suppone che una commissione che ha compiti di vigilanza possa fare da contrappeso in modo efficiente all'opera del governo, per esempio nell'ambito, poniamo, della programmazione radiotelevisiva di Stato, o magari poniamo nell'ambito delle nomine delle varie partecipate di Stato, che sarebbe il business della Commissione di Vigilanza CDP, fra i tanti business che ha. Allora, la cosa era piuttosto divertente perché noi in realtà nella precedente legislatura, ve la racconto un po' come me la ricordo e non ricordo tutto, non ricordo tutti gli infiniti dettagli, e alcuni dettagli che mi ricordo non ve li posso dire perché sono una persona corretta, quindi anche se ci faremmo un sacco di risate insieme non sarebbe corretto raccontare tutto, insomma. Non è che non parlo con i giornalisti di certe cose per poi parlarne con voi, non ne parlo perché non è corretto parlarne, quindi le scorrettezze le lascio come metodo ad altri. Ma voglio però in questo racconto, che quindi è necessariamente semplificato, privo di alcuni dettagli, ma che sarà abbastanza lunghetto, credo, mi serve anche per farvi capire che oltre alle cose che tutti vedono, il MES, il mica MES, la finanziaria, la mica finanziaria, il decretone, il decretino, quello che si prende i pieni poteri senza dirlo, eccetera, 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 oltre alle macro cose, ogni parlamentare è come appunto un computer che viaggia, diciamo, in calcolo parallelo. Ci sono tanti altri processi più o meno dormienti che vanno avanti e che devi comunque tenere nella testa, e rispetto a ognuno dei quali devi fare una quantità enorme di verifiche con i tuoi e con gli altri. Per esempio, stiamo parlando di quello che è successo oggi, cioè dell'elezione, perché finalmente è stato eletto l'ufficio di presidenza di questa commissione di vigilanza. Ma torniamo a 2 anni fa, a luglio, poniamo, dell'anno scorso. Luglio dell'anno scorso non si riusciva a capire chi fosse per il gruppo dei 5 Stelle il candidato all'ufficio di presidenza, in particolare presidente, perché l'idea era, se non ricordo male, che inizialmente quella presidenza andasse alla maggioranza nella persona di un membro dei 5 Stelle. Si era passati per una fase di quel tipo, che era anche una fase abbastanza strana, perché diciamo così, c'era anche chi riteneva che il Movimento 5 Stelle avesse espresso nell'ambito della Cassa Depositi e Prestiti tutta una serie di altre figure prestigiose, tale per cui forse sarebbe stato il caso di seguire altri percorsi. E infatti in una delle riunioni della antecedenti al cambio di fronte, cioè al cambio di maggioranza, mi ricordo che il collega Giacomoni sollevò il seguente tema. Beh, cioè, voi volete fare filotto e prendervi tutto, ma normalmente presidenza di una commissione di vigilanza spetta alla opposizione, e quindi ci sarei io, che era un ragionamento che funzionava, poteva sembrare un'orazione Cicero pro domo sua, però in realtà era un punto di metodo corretto. Al che il collega Dal Moro disse: beh, ho capito, ma se opposizione deve essere, ci sono anch'io che sono dell'altra opposizione di sinistra. Quindi, fra un po' di stallo all'interno dei 5 Stelle, che sono, diciamo, in autostallanti, come le vicende del decreto attuale dimostrano, un po' di incertezza fra quale delle due opposizioni potesse eventualmente ambire almeno una vicepresidenza, si tira avanti decidendo che nel frattempo il presidente pro tempore è il membro più anziano, cioè l'onorevole Dal Moro. Poi crolla il mondo, vi ricorderete che appunto Conte non aveva messo il veto alla modifica del trattato MES a fine giugno 2019, non aveva messo il veto alla modifica del trattato, perché allora il tema era se modificarlo o meno in termini che noi ritenevamo penalizzanti per il Paese.
poi aveva mandato con Tria una lettera a Moscovici dicendo tranquillo che a questi pazzi della Lega la flat tax non gliela facciamo fare, i conti sono sotto controllo, senza ovviamente portarla in Consiglio dei Ministri. È lì che ha preso l'abitudine a non portare in Consiglio dei Ministri le cose, abitudine che prosegue adesso con lo strumento della decretazione per DPCM. Insomma, fra una cosa e un'altra, spina staccata, si riparte, da una parte la turba urlante Mojito Papete, dall'altra noi che lavoravamo. E a un certo punto ci rendiamo conto che, insomma, insomma, la commissione va convocata, la commissione viene convocata, ci rivediamo. E lì, diciamo, il verbale dell'ultima convocazione, che è di mesi e mesi fa, dopo l'estate, ma ben prima di Natale, adesso ce l'ho lì sul telefonino, quindi se parlo con voi non posso vederlo. Ci fu un interessante dibattito articolato sul seguente principio, che nel frattempo erano successe delle cosette però, che cambiavano un po' le carte in tavola, nel senso che la Lega aveva portato i suoi 3 voti dalla maggioranza all'opposizione. Il collega Giacomoni era rimasto all'opposizione, il collega Dal Moro era passato dall'opposizione alla maggioranza. E che cosa era successo al gruppo dei 5 Stelle? Al gruppo dei 5 Stelle era successo che un senatore se ne era andato perché era diventato sottosegretario, era stato sostituito da un altro collega. 2 colleghi deputati dei 5 Stelle erano nel frattempo passati al gruppo misto. L'onorevole Trano, membro della Commissione Finanze e attuale presidente della Commissione Finanze, dove ovviamente non avrebbe dovuto essere eletto a quella presidenza, ma è stato eletto e i 5 Stelle hanno preso uno sberlone non indifferente con questa elezione che li ha scottati moltissimo. E ve lo dico perché ovviamente godo moltissimo, d'altra parte è strano come uno sberlone, diciamo così, alla maggioranza visto dall'opposizione, sembri una goluria. E il collega Angiola, che anche lui aveva lasciato i 5 Stelle. E quindi, come dire, Houston, abbiamo un problema. Nel senso che se prima la maggioranza era 6 a 2, cioè 3 Lega, 3 5 Stelle, 3 più 3, 6, contro 2 Forza Italia, PD, dopo la maggioranza in commissione non coincideva più con la maggioranza in Parlamento. Perché? Perché eravamo, e tuttora siamo, 3 Lega più 1 di Forza Italia più 2 del gruppo misto, che però non vanno molto d'accordo con i loro ex compagni di partito dei 5 Stelle, quindi tendono a stare con l'opposizione. Quindi la maggioranza ridiventa 6 a 2, ma 6 a 2 per l'opposizione. Spettacolo! Un attimo che accendo una luce perché altrimenti poi fra un po' non vi vedo più. Quindi, ma questa forse la possiamo spegnere, sennò vi abbaia. A esito di questo simpatico colpo di scena determinato dallo sgretolarsi del gruppo parlamentare dei 5 Stelle alla Camera, uno sgretolarsi che non è determinante per la tenuta del governo, perché alla Camera, come sapete, hanno ampio margine, ma che era sufficiente a rovesciare la maggioranza in commissione di vigilanza CDP, succede la cosa più ovvia del mondo, che il presidente pro tempore, in quanto membro anziano, l'onorevole Dal Moro, persona di grande civiltà, politica, tecnica e di grande esperienza, che ambiva anche a diventare presidente eletto, probabilmente, ma ognuno, insomma, chi una presidenza non ce l'ha, ovviamente la vuole. Io ce l'ho ancora, quindi non mi serve. Quando non ce l'avrò più, la vorrò anch'io. Visto che era finito sotto per via di queste ovvie dinamiche, tendenzialmente non,
convocava la commissione, perché non voleva farci votare. Questo anche perché nella, credo, unica seduta convocata dopo il rovesciamento del fronte, qualcuno gli aveva fatto notare che, visto che lui si preoccupava tanto del fatto che la presidenza della commissione andasse all'opposizione, l'attuale opposizione, composta da Lega, Forza Italia e Gruppo Misto, aveva le idee molto chiare e si poteva tranquillamente andare a votare. Allora, a quel punto, no, ma no, non si può oggi, diciamo, Giove entra nei pesci, o non so, insomma, motivi astrologici vari, non si poteva. Io, ovviamente, qualcuno ironizzò anche a verbale su questa improvvisa ritrosia a convocare. Passa un giorno, passa l'altro, ognuno di noi ha i suoi problemi, passa una finanziaria, poi c'erano tutti gli Eurogroup, poi figuratevi, per me che seguo gli affari, diciamo, europei in chat pressoché costante con Bruxelles, capite bene che non è che, diciamo così, per carità, non voglio togliere alla CDP e alla Commissione che la vigila l'importanza che ha, ma insomma, io sono uno, non è che... Infatti, anche su questa cosa che i parlamentari sono tanti, se voi pensate a chi ve l'ha messa sul tavolo, cioè fondamentalmente nemici della democrazia, dovete fare una riflessione. Vabbè, andrà fatta una riflessione, bisognerà farla. Ma insomma, passa un giorno, passa l'altro, però a un certo punto che succede? Io, diciamo, ogni tanto incontravo i miei, perché sono membri della commissione bilancio, quindi sono dei rimpettai, oltre a essere due persone affabili e simpatiche e preparate, i miei colleghi leghisti del gruppo, diciamo, cioè la senatrice Ferrero, piemontese, il senatore Zuliani, veneto, e ci guardavamo negli occhi e ci dicevamo: ma quella commissione di cui siamo membri, che fine ha fatto? Boh, non lo so, dico, io seguo sempre un principio che, diciamo così, vi suggerisco di seguire anche voi nella vostra vita, cioè queta non movere. Se diciamo così, non svegliare il can che dorme, mettiamola così, per dirla. Io aspettiamo, onestà, sempre. Però naturalmente io stavo zitto e buono, perché avevo la mia presidenza, i miei messaggi da Bruxelles, le mie beghe da risolvere quotidiane, ma altri la presidenza non l'avevano e magari la volevano. Tipicamente, visto che si poteva a questo punto fare credibilmente un discorso di opposizione, e che c'era stata anche un'interlocuzione precedente, di cui io peraltro non sapevo nulla, anche perché dentro un partito, diciamo così, siamo pochi, ma siamo al tempo stesso tanti, e non è che, cioè, tenere in contatto bilaterale 58 persone non è una cosa così ovvia e così banale. Si rifà vivo il collega Giacomoni, che giustamente comincia a pressare a ciò che questa commissione si convochi. Insomma, la cosa aveva anche un senso, cioè non era meramente dettata da ambizioni personali, peraltro giustificatissime, e uno, diciamo, entra in politica per fare le cose, anche per fare carriera, che è una delle tante cose che si possono fare, o per avere dei ruoli, e quindi è normalissimo che ambisca a ricoprirli. Ma poi, scusate, in questo momento CDP sta, che viene sempre, era sempre il deus ex machina di qualsiasi ragionamento di politica economica, in questo momento sta assumendo una grande quantità di ruoli, è diventato veramente un'istituzione strategica nel contrasto, non riuscito, ma non per colpa di CDP, alla crisi economica da Covid. E poi c'è tutta la stagione delle nomine, tutte passate sotto traccia, insomma. Quindi c'erano importanti motivi perché questa commissione cominciasse ad operare. Insomma, praticamente, e facciamo scrivere, allora, si parte con l'idea, facciamo scrivere. Allora, prima facciamo noi un comunicato stampa dal Moro non pervenuto, poi facciamo scrivere ai presidenti delle Camere per sollecitare,
perché naturalmente, estrattandosi di un organo parlamentare, non è che tu potessi sollecitare il governo. Se avessimo sollecitato il governo avrebbe detto: scusa, ma quello è Parlamento, sono fatti tuoi se tu non riesci ad organizzarti e a esprimere un organo che deve controllare me, governo, che viene a disturbare a me perché io dica a me governo, perché io vada da uno della maggioranza che mi sostiene a dire: scusa, sblocchi la situazione così poi questi rompicoglioni mi controllano. Non sarebbe razionale, no? Cioè, ma non deve essere così. Per nostra fortuna, il destinatario di queste lettere, cioè l'onorevole Dal Moro, diciamo, ci sono stati dei disguidi tali per cui non, la risposta non è stata a tutte le lettere che sono arrivate, quindi a un certo punto è arrivata una lettera un pochino più imperativa e alla fine ci si è riuniti. Tralascio una serie infinita di dettagli, tipo telefonate infinite provenienti anche da chi onestamente non doveva farle. Tant'è che io a un certo punto mi sono sentito in obbligo di fare la seguente orazione picciola, poi magari un giorno la pagherò, ma intanto l'ho fatta, del seguente tenore: caro ministro, non è perché tu appartieni a un governo che ha leso le prerogative dei parlamentari per DPCM che io abbia una animosità nei tuoi riguardi, non ce l'ho, anzi mi sei molto simpatico e ti stimo, ma il discorso che voglio farti quindi è assolutamente istituzionale ed è il seguente: chi voteremo per presiedere una commissione parlamentare è affare del Parlamento e non è affar tuo. Cioè, sotto, no? C'è anche questo, devi anche spiegare queste basi qui. Alla fine siamo andati, i numeri erano quelli, per evitare che ci fossero imbarazzi ho chiesto il voto segreto, sostenuto dal mio gruppo, bastava essere in tre, siamo in tre, l'abbiamo chiesto, abbiamo votato e abbiamo risolto la questione. E quindi per la seconda volta, tanto per essere chiari, il Movimento 5 Stelle non è riuscito a imporre la sua volontà nella nomina di un ufficio di presidenza di una commissione. Mi dispiace per loro, ma sono contento per me, perché sinceramente è meglio che sia così. Quindi adesso questo problema è risolto, il prossimo patema in tema di uffici di presidenza, come sapete ve l'ho mandato sul canale Telegram, se voi cercate Alberto Bagnai Telegram trovate il mio canale e vi potete iscrivere, lì mando di solito o agenzie interessanti, insomma abbastanza tempestivamente, oppure documenti che non sono documenti segreti, sono documenti assolutamente ufficiali, ma che magari uno non si va a cercare nei meandri del sito del Senato. Quindi sapete che il prossimo giro per quel che riguarda le commissioni è la rielezione degli uffici di presidenza delle commissioni permanenti. Quindi c'è il rinnovo delle commissioni, anche per esempio il collega io al Senato e il collega Trano, Finanze, Camera, dobbiamo appunto affrontare decadiamo e poi si rieleggono gli uffici di presidenza. Quindi io ritengo di non essere riconfermato, di là proveranno a scalzare il collega, adesso vediamo. Per i paradossi diciamo della vita parlamentare sono tanti. Succede che a livello di commissione, dove veramente pochissimi voti possono fare la differenza, chi entra papa esca cardinale, può succedere. Adesso finalmente la commissione di vigilanza CDP potrà partire e su richiesta del vicepresidente Nunzio Angiola partiremo già a maggio e
faremo un'audizione di presidente e amministratore delegato. Oggi c'era il dottor Palermo che ci ha accolto con molta gentilezza, ci ha dato delle linee essenziali di quello che la cassa sta facendo in questo periodo, perché poi dopo doveva andare in audizione al Copasir e quindi non aveva molto tempo da dedicarci. Adesso organizzeremo una vera audizione, ci faremo spiegare come funzionano le cose e poi, se verranno delle curiosità, cominceremo a vigilare. Ecco, dietro il dimo, famo, uscimo, se quel guerriero fossi, se quel sogno s'avverasse, se io fossi al posto tuo, se io fossi al posto di quell'altro, c'è anche questo. Io vi ho raccontato un centesimo del lavoro necessario per eleggere un ufficio di presidenza, un centesimo, perché poi telefona ai tuoi, telefona ai suoi, ma tu hai sentito quello, ma tu hai sentito quell'altro, ma poi lui ci rimane male, sì, però poi dopo, cioè, amici, non è semplice, non è semplice, è anche divertente se vogliamo, speriamo soprattutto che sia utile, ma semplice sicuramente non è. A questo proposito, venendo a un tema più di attualità, ieri parlavamo del Deep State, oggi ho incontrato il mio Deep State preferito, insomma ne ho tanti, insomma, fra l'altro si odiano fra loro uno con l'altro, perché giustamente essendo persone di eccellente caratura professionale tendono appunto ad avere un io sviluppato e in quello sono assolutamente vicino a loro e tendono anche a detestarsi a vicenda. Che mi ha spiegato che il decreto rilancio è arrivato a 300 articoli e che con questo si è battuto il precedente record di numero di articoli di un decreto legge. Io adesso non so il presidente Mattarella come la prenderà, ma credo che non possa che prenderla come viene, perché d'altra parte se al governo ci stanno loro, diciamo, non è che lui non abbia avuto un ruolo, quindi insomma dovrà fare necessariamente buon viso a cattivo gioco, visto che il gioco lo ha giocato lui, con tutto il rispetto per la carica che gli consentiva di giocarlo. Non è una notazione polemica, è una notazione strettamente fattuale. Io non mi permetterei mai di criticare chi fa un lavoro più difficile del mio. E quindi il precedente record, che era imbattuto dal 2004, mi è stato detto, forse ricordo male, ma insomma era imbattuto da almeno un decennio, era stato infranto dal famoso Cura Italia, che come ricorderete di articoli ne aveva 127, d'accordo? Qui siamo già a 300, è una specie di legge di bilancio che fra l'altro Porella, siccome nel frattempo si è fatto caldo e quindi, diciamo così, non c'è più bisogno della coperta, è abbastanza scoperta, perché d'altra parte 23 miliardi per disattivare le clausole di salvaguardia, una decina di miliardi perché nel precedente decreto liquidità e anche nel Cura Italia le garanzie di tutti i vari prestiti, insomma quelle cose che con la leva avrebbero smosso la poderosa potenza di fuoco delle banche, non c'erano. Una cosa un'altra, adesso pare che sia rimasta scoperta la CIG, che comunque una decina di miliardi ce li devi mettere, insomma qui miliardo di qua, miliardo di là, miliardo di su, miliardo di giù, è capace che loro tornino in Parlamento a chiederci un ulteriore scostamento. Nel frattempo alle aste sui BTP la domanda è 100 e loro collocano 10 e ci stanno impiccando i famosi 30 del MES, che peraltro neanche ci sono, perché Regling ha detto che comunque ne potrà dare solo un po' alla volta, non è che arrivano tutti e 30 tutti insieme. Vero è, come mi diceva l'onorevole Giorgetti, sacrosantissima questa cosa, se non fosse stata per la legge che ho fatto io, perché lui ne è stato il relatore, la legge 243, quella sull'equilibrio di bilancio, questo governo noi in aula non lo avremmo mai visto. E infatti è vero, perché il governo in aula sostanzialmente è venuto, l'unico voto che ci ha consentito di esprimere è stato il voto sullo scostamento. Non so se vi ricordate, noi volevamo votare sul MES, niente, volevamo votare la mozione di sfiducia
a buona fede, niente, tant'è vero che oggi abbiamo votato il calendario proprio perché la nostra richiesta era che Bonafede venisse in aula e si votasse la mozione di sfiducia. Alla fine, con questa legge sull'equilibrio di bilancio, il governo è costretto a venire, probabilmente tornerà, perché i soldi non gli bastano, perché dovete capire che se fai delle leggi che sono sostanzialmente delle finanziarie, si scatena il meccanismo della finanziaria, che è ben descritto nel libro Io sono il potere, Feltrinelli, serie bianca, 18 euro, Io sono il potere, autore anonimo, che si firma un capo di gabinetto della prima, della seconda e della terza repubblica. Nella legge di bilancio si scatena il marchettificio, cioè l'assalto dei vari ministri ai soldi messi a disposizione, e quindi dai ministeri arrivano articoli. Anzi, è andata bene, perché a un certo punto era girata una bozza delle richieste dei ministeri, erano 600 richieste, sono collassate in un paio di 100 articoli, quindi diciamo che si sono tenuti oltre ai circa 100 originariamente previsti. Quindi, diciamo, stiamo andando alla grande, no? Il mio deep state preferito mi ha detto che il preconsiglio forse finisce oggi. Il preconsiglio è appunto il consiglio dei vari capi di gabinetto dei ministeri, che dovrebbero regolare i vari aspetti tecnici e anche con l'assistenza dei legislativi fare un testo minimamente pulito e decente da portare in consiglio di ministri per l'approvazione formale. Ovviamente io non so, alcuni ministri li conosco, do per escluso che possano leggersi in dettaglio provvedimenti di simile complessità in un pomeriggio, no? Quindi evidentemente si vota sulla fiducia, poi secondo me qualcuno, dopo averlo approvato, il decreto ci ripensa perché si accorge che quello che aveva chiesto non c'è, ma insomma sono cose che possono succedere, succederanno anche a me, succederanno anche a voi magari. Chi lo sa, o magari vi sono successe, perché magari qualcuno che sta ascoltando è un collega o un ex collega. E questo, diciamo così, fa sorridere, sì, sorridere di tenerezza verso queste persone che, diciamo, hanno in questo momento il triste compito di gestire la dinamica del marchettificio elevata alla quarta potenza, perché essendo quattro gruppi politici, no? Quindi fra LeU, PD, Italia Viva, 5 Stelle, ognuno tira dalla parte sua. Però poi non dobbiamo mai dimenticarci che c'è il problema del paese. Io adesso vi lascio perché devo leggermi i documenti tecnici arrivati dai ristoratori, dagli albergatori, dagli agricoltori, dai balneari, dalla grande distribuzione organizzata, dai commercianti, dalla Confcommercio, dal settore della ferramenta e quindi dei prodotti in metallo che avevano un codice Ateco che li condannava ad essere esclusi e a chiudere, insomma, per portare con loro questa croce. Mi sono già messo d'accordo con il senatore Centinaio per vedere insieme con lui, in quanto responsabile del turismo, e vedere con lui alcuni di questi rappresentanti. Devo anche dirvi che succede a livello di associazioni di categoria quello che mi succede a livello di cittadini, cioè adesso suppongo di essere un po' più riconoscibile, quindi mettiamola così, probabilmente c'è qualcuno che quando mi vede vorrebbe tirarmi un nuovo marcio addosso, però non lo fa, ma ce ne sono anche molti che vogliono ringraziarmi e lo fanno, e questo mi fa molto piacere, che ci incoraggiano a tenere duro. E anche fra le associazioni di categoria, ben sapendo che noi più di tanto non possiamo fare per i motivi ovvi, il motivo è che comanda la maggioranza, altrimenti non saremmo in democrazia, però nella disperazione di non essere ascoltati dalla maggioranza, o forse nella speranza di poter cominciare un percorso con una forza politica
alternativa in cui sentono di poter avere maggior fiducia, chiedono di essere ascoltati e noi naturalmente li ascoltiamo. E anche questo lavoro fa parte del lavoro che c'è da fare, tenendo presente che adesso non è per niente facile farlo, perché per esempio io nel mio ufficio a Palazzo Carpegna non posso ricevere visitatori, perché c'è il famoso virus che uccide, di cui avrete sentito parlare. Nel frattempo stanno uscendo i primi studi con le prime stime precise sulla letalità del virus, ma questo è un tutt'altro campo che riguarda un'altra commissione che non è la mia, quindi non ne parlo. E quindi anche questo, banalmente, il fatto di non potersi vedere limita le interazioni, che invece adesso riprenderanno, perché ricominceremo a vivere, a incontrarci e a fare politica ascoltando le persone. Voi avete ascoltato me e di questo vi ringrazio.